del Signore con noi. E allora noi diciamo, non siamo soli. Non siamo soli. Dovunque ci troviamo, abbiamo gli angeli con noi. Ma soprattutto li abbiamo quando siamo qui in preghiera. In questo momento gli angeli ci sentono, gli angeli sono qui e lodano insieme con noi il Signore. Lodiamo anche noi il Signore insieme con gli angeli di Chiesa. Alleluia. Io mando il mio angelo davanti a te per custodirti e sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, ascolta la sua voce e non ribellarti a lui. Egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui. Se tu ascolti la sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Quando il mio angelo camminerà alla tua destra e ti farà entrare presso l'Amorreo, l'Ittita, il Gentita, il Caldeo, l'Eveo e il Jebuseo, e io li distruggerò, tu non ti prostrerai davanti ai loro idoli e non li servirai, tu non ti comporterai secondo le loro opere, ma dovrai demolire e dovrai consumare le loro stelle. Voi servirete il Signore vostro Dio, egli benedirà il tuo pane e la tua acqua, terrò lontano da te la malattia, non vi sarà nel tuo paese donna che abortisca o che sia sterile, ti farò aggiungere al numero completo dei tuoi giorni. Ecco le parole del Signore in Esodo 23. Il Signore, tu ci hai dato un angelo che ci spiana il cammino e cammina davanti a noi. Tu vuoi che ascoltiamo la voce di questo angelo, che non ci ribelliamo a lui, perché ogni ribellione all'angelo tu non la perdonerai, perché egli porta il tuo nome in se stesso. Se invece noi ascolteremo la tua voce e faremo quanto egli ci dirà, tu abbatterai i nemici sul nostro cammino. O Signore, dacci questa docilità all'angelo che ci precede e fa che noi, guardando a lui e ascoltando la sua voce, camminiamo bene, non declinando né a destra né a sinistra, e arriviamo alla porta del cielo, dove gli angeli ci accoglieranno per metterci nella tua gloria. Lode e gloria a Dio. Gloria e benedizione a te, Signore. All'angelo delle chiese di Efeso si scrive, all'angelo delle chiese di Smirne scrive, all'angelo delle chiese di Pergamo scrive, all'angelo della chiesa di Tiatira scrivi, all'angelo della chiesa di Sardi scrivi, all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi, all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi. O Signore, in ogni chiesa c'è un angelo che non si vede e un angelo che si vede. Questo angelo è il vescovo, l'angelo di ogni chiesa che guida il tuo popolo. Anche noi siamo gli angeli per i nostri fratelli. Tu hai comandato che ognuno di noi diventi il custode del proprio fratello, come detto nelle scritture. Ognuno di noi diventa un angelo per il fratello.
Ma oh Signore, che noi siamo compresi di questa missione che abbiamo nei riguardi dei nostri credenti, essere i loro angeli, angeli che custodiscono il tuo nome, angeli che illuminano il sentiero, angeli che fanno sentire la tua voce, angeli che indicano la strada, la pace. Oh Signore, anche noi siamo angeli buoni, angeli santi, per tutti i nostri fratelli che ci stanno vicini e che abbiamo cura del nostro posto. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio negli alti dei cieli e pace in terra agli uomini che gli ama. E appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano tra loro: andiamo fino a Betlemme e vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Ecco, fratelli e sorelle, andiamo fino a Betlemme. Questa sera la casa del pane è lì, qui nascerà il bambino, e gli angeli attorno a lui che si invitano a lodare e a benedire il Signore. Ecco la nascita di Cristo, come la resurrezione di Cristo è accompagnata dagli angeli. Questa sera noi siamo in mezzo agli angeli, perché attorno alla mensa eucaristica, dove Gesù nasce ancora una volta, dove muore e risorge, accanto a Gesù ci sono gli angeli. Uniamoci a questi angeli benedetti, uniamo e benediciamo il Signore, ma ricordiamoci di essere puri come gli angeli. Domandiamo al Signore una purezza angelica per poter stare con il Signore e venire qui alla casa del pane a Betlemme per vedere come i pastori quello che il Signore ci mostrerà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Ed ora sì che ci uniamo agli angeli e cantiamo in gloria, ma con tutto il cuore, con tutto il cuore, non ci sia nessuno che non canti questa sera la festa degli angeli. Si richiama ad una realtà spirituale che noi non vediamo, ma di cui vogliamo per il ministero che esercitano questa realtà, queste entità spirituali create dal Signore. Nel Vangelo Gesù ci dice che gli angeli vedono sempre la faccia di Dio. Gli angeli nel cielo vedono sempre la faccia di Dio. Ma dov'è questo cielo? Questo cielo è anche qui, perché se gli angeli nel cielo, i loro angeli, gli angeli dei bambini, vedono sempre la faccia del Signore, è chiaro che stando con i bambini, stando con noi e vedendo nel cielo la faccia del Signore, vuol dire che il cielo è qui. O meglio, il cielo è una dimensione in cui noi un giorno ci troveremo, che coesiste con questa dimensione terrena. È in questa dimensione celeste che noi un giorno entreremo. Dobbiamo prepararci sulla terra
ad entrare in cielo, e per entrare in cielo bisogna che noi cominciamo a vivere qui in questa terra come gli angeli. Gli angeli sempre guardano Dio, anche noi dobbiamo guardare Dio. Questo è appunto il pensiero, l'unico pensiero che voglio inculcarvi questa sera, non altri pensieri, non altre considerazioni. Gli angeli guardano Dio, anche noi dobbiamo guardare Dio, gli occhi fissi su Dio, e Dio che deve illuminare il nostro cammino. E nella luce che viene da Dio, che scende dall'alto, che noi dobbiamo guardare la strada e conoscere quello che a Dio è gradito. Il nostro è un cammino che si svolge sulla terra, ma è un cammino che ha termine nel cielo, ha termine in Dio. Non decliniamo né a destra né a sinistra, ma guardiamo sempre in alto a quel Dio che ci illumina, e camminiamo sempre verso il possesso del regno. Non sbagliamo mai strada, guardiamo sempre in alto il volto di Dio, cerchiamo come gli angeli il volto del Signore, il volto del Signore io cerco. E detto in un salmo, di te ha detto il mio cuore, io cerco il tuo volto. Cerchiamo come gli angeli il volto di Dio, e la faccia di Dio rallegri la nostra esistenza terrena. Alleluia. Alleluia.